Partiamo dall'attualità, un'attualità un po' secca. Oggi c'è una sentenza che è stato dato l'affido a un genitore gay. Allora, io non voglio il commento di questa cosa perché voglio questo. Allora, se un genitore lascia la propria moglie e va a convivere, mettiamo un uomo con un uomo, affidargli un bambino, lei è d'accordo? Se Allora, convive con un altro uomo, un bambino di 6-7 anni. io credo questo, credo che per quanto riguarda gli affidi è una cosa diversa con le adozioni. Molto spesso ci sono ancora negli istituti che dovevano essere chiusi molti bambini che sono ultra dodicenni e si è visto che questi bambini hanno un rapporto migliore con un'unica persona, che può anche essere il single. Se una persona riesce a dare amore, ad un bambino, a togliere i bambini da questi istituti, guardi, lei non ha idea come vivono le violenze che vivono anche psicologiche, cioè i bambini devono avere una persona di riferimento, che sia un genitore adottivo, che sia un genitore affidatario. Su questo lei mi fa la domanda se sono d'accordo o meno. Io sicuramente non sono d'accordo a far stare i bambini negli istituti. Non sono d'accordo con la legge sulle adozioni che praticamente impedisce alle coppie di poter adottare un bambino. Trovo ad esempio assurdo che ci sia l'assenso dei genitori della coppia richiedente che devono È dare un modo per non l'assenso. farli adottare, allungare, diciamo. Quindi non comprende le coppie di fatto e certamente non comprende i Coppie single. di fatto, ovviamente, lei si batterà perché siano riconosciute anche come Come anche richiedenti richiedenti, l'adozione, beh, questo è loro sono importante. escluse, loro sono escluse. Anna Serafini l'ha sentita ogni tanto Anna così. È Serafini, vicepresidente della vicepresidente, Commissione, quindi sì. collaborate, si trova bene. Collaboreremo su Collaborerete alcune su iniziative. alcune iniziative. Nessuna pregiudiziale, se ci sono cose su cui lei può incontrare anche il favore dell'opposizione. Beh, io penso che no, io penso che su questa mia posizione molto più aperta e rendere le adozioni più semplici e più trasparenti. Penso che troverò l'appoggio Sponda. dell'opposizione, Certo. almeno questo me lo auguro. Bisogna vedere fino a dove vogliamo arrivare.